Prego. Mi pare. Sì, sì. Lo vediamo. Chi è mamma? Ma papà, cazzo, ma piangi, piangi. Pucci, pucci. No, che sei chiamato io? Vabbè. Ma mi fai le robe. Ma te la può darsi pure che devi cambiare il tipo di latte. Ma siete felici? C'è l'albero. Una volta è una volta al braccio. Entriamo poco dentro casa. Come se in mezzo che sto male da morire, come si mette? Non riesco, ci sono certi giorni quando la temperatura si abbassa. Mamma mia, sti ultimi 3 giorni veramente sono stata che mi sentivo una schifezza. Lodi. Stai in mezzo, mamma, io non ce passo. Scusa che hai danno. Anzi no, la lascio, va questa. No, perché devo fare... ha detto che Pino è arrivato tardi stamattina, se sta finito e preparato, appena finito partono e vengono. Questo è l'antico? Che è? Non lo so, tu lo sai che è, non lo so. Gaetano, l'hai preso tu? Chi l'ha preso i pasticcini? Mamma mia, freddo. Nicolas! Nicolas! Mi guardi! Oh, pucci, pucci! Hai giusto! Nicolas! Questi due miti! Ma lui non mangia solo latte, è spezzato, caspita, da qua di anno. Sì, sì, ha mangiato la minestrina colorata adesso, ha mangiato mezzo giorno e mezzo lui già. E ti ha fatto il diarrea dopo mangiato? Sì. Allora forse è lui adesso l'ho fatta. Allora forse è lui. Può essere o il glutine o il tipo di minestrina che non la voglia. Ma ho messo qua, era solo patate, carote, zucchine... E poi se va, ma funziona pure quell'app? Penso di sì, se lo programmi sì. Sì, sì. Ah, il volume, il volume è qui, il volume è più e meno, hai c'è molto, no, tu meno. Vanno più lì, sì, ieri quando è stato, e anche Johnny volume Holiday. Ma questo, due, questo. Sì, qui. E anche Johnny Holiday. Oddio, quello che non lo vedo non lo ricordo. E tanto quello che ha acceso, è stato curato. Ah, che hanno fatto il pranzo. Guarda, ma tu hai visto lì. No, però ieri hanno fatto il pranzo ai crocchi lì. Non lo dico, il funerale. Sì, beh, erano le solidarie. Ma io sono stata veramente, nel bello vecchio come una casa. Capito? Cioè, io ci sono tanti per la professione nostra di storia, letteratura, italiano, che noi la duravamo, che ci faceva educazione politica in classe e ci ha accompagnato ai seggi quando abbiamo fatto 18 anni e ci è arrivato qua, ci buttavo l'occhi. A centrodestra chiedo accordi sul programma. Ci buttavo gli ossi delle olive, da? Prego. Mi pare. Un po' sì, che sì. Non lo vediamo. Chi è mamma? Ma fatta la cazzo. Ma piangi, mamma. Piangi. Pucci, pucci. No, è che sei anche io. Vabbè. Mamma mi fa le robe.
davvero? Ma devi accontarsi pure che devi cambiare il tipo del latte. Ma sei che... C'è l'albero. Mia povera, una volta al raggio. Entriamo poco dentro casa. Come se in mezzo che sto male da morire con la schiena. Non riesco, ci sono certi giorni quando la temperatura si abbassa. Mamma mia, sono ultimi tre giorni veramente sono stata che mi sentivo una schifezza. Lodi, hai visto che ho cominciato a mettere pure i bicchieri da plastica? Aspetta che devi... Per forza, tra poco comincerà pure il tuo. Andate a lavare, vai! Non già sono fatta, va? Non ce lo sta, vedete tutto sto mangiare? Io uso il latte di soia, adesso che c'ha due calorie per la mattina mescolo due gusti di un lato. Andova! Stai parlando oggi? Io? Si capisce, mi dice qualcosa che lui brando non è di vedere. Si può sapere. La partita di due passate. Sì, tu l'hai detto io. Sì. Ma hanno visitato nel 2015 e mi hanno detto a me mi bastava perché volevo l'iscrizione al collocamento dei disabili per cercare di prendere il posto come bidella. Ho fatto domanda e invece non l'ho più visto. Buttali qua, io e Mauro. Ma il piatto tuo! Io e Mauro, No, chi è tanto di meno, se no si spreca. Tu di più. Gaetano, tu di meno ancora. No, questo è l'oro, quello è mio, fino al bicchiere verdole. Chiedo lo vai, o te mangi questo? Vediamo. Guarda che è un piatto di... Perché i piatti li fai voti, ma scusa, ma i piatti li fai voti. Guardate che piattone che c'hai. Parlo a dadini come si deve. Poi comincio a fare aglio, cipolla, abbastanza cipolla. Butto la le cose, la coratella. E poi lo faccio rosolare tutto quanto. E dopo io metto un po' di brodo di quella, però aggiungo un po' d'olio, un po' di sale, un po' di pepe e peperoncino, e peperoncino che me no che sto allergica, e poi lo metto e metto sempre l'alloro fresco alla fine, perché così allora, un po' anche pure gli ammazza il sapore, sì, sì. Allora gli dà il sapore, certo, allora lo faccio pulire proprio, pulire bene, mi sembra che non è mezzo dopo che mi sono sposata. Poi dopo lo faccio pulire come diceva lui. Lei sa cucinare, per quello che sa che. Ma però lei è un aceto, però. Via, che c'è un po' mia madre non me l'ha mai voluto perché... Perché cucina l'aceto? Perché non lo sapeva. Formo, come dice lei. Perché così, ma un po' la fortezza, l'odore, il sapore, il forte delle cose. Una volta bollito, che è? Una volta che bollito, non me l'ha mai insegnato. Una volta che ha bollito, perché minuti la mia voleva che mangiavo. Però sono anche più screzio, perché io ci abitavo insieme e quindi non pensavo, io non parlo un po' con gli occhi, però lei si è incappata. Ma il sorriso, Mauro, deve aggiungere un po' di più di olio, perché così va poi dopo che fa fuori il sorriso. Te con mia madre, che vi davate i consigli come cucinare, no? No, io non li so. I segreti che vi davate? No. Di solito uno che cucina bene non ti Eppure eravamo d'accordo, perché tu parlate... E un giorno ha preso un lepre di quelli selvaggi, l'ha cucinato lei, con una ricetta della signora che è morta, no?
Dov'era sarda? Beh, l'avevo chiesto soltanto per il ha cucinato sto lepre e ha fatto a mano sua, ha portato dove stava? Stava ancora a Tiberina. Nata che voleva vedermi come cucina. Buono. E poi ha fatto, questa è una cucina di quelle che succede, che ricorda nella storia della famiglia, perché capita una volta ogni 20 anni, ogni 25 anni. Vabbè, è una cosa cucinata. Ciò sa de voi. Comunque devi farci i complimenti, ha fatto quella cucinata, la cucinata proprio. Ma il fatto che se siamo mangiati tutto per fortuna. Oh. Che era tutto buono. Hai cucinato bene. Guarda Monica. Sì, ma ho tagliato no, c'è no sta, perché c'è tutto l'avevo tagliata ancora, qua, ma andate tranquillo, non avevo tagliato fino a ora. Io voglio pure rimanere. Scusa, sto a favore. Che è? Tutte queste foto. Il 6 è stato San Nicola, mi pare. A Natale è così. Che tanto fai un po' la ripresa mentre manca. Non posso darti tutte le cose, perché sennò guarda. È vero. Gli assaggio questo. È proprio carbo un capi. Proprio Monica. Otto o nove mi pare. Di già! È amado? Vai a bisecca allora, va. Sta avvicinando il tuo compleanno. Voglio vedere perché lo metto così. Quando è il primo compleanno lui? Marzo. Io voglio... Il che giorno? Che c'è? 14. Aspetta. 14 marzo, primo compleanno. Madonna mia, ma stai mangiando troppo. Basta. Prima si fa la dieta. Tadè. No, io non voglio darti più, perché adesso basta, devi dimagrire, oh. Io a me mi piacciono di solito quelle rotonde col cioccolato, però devi il cannolo. A me piacciono quelle con quelle rotonde con tutti i pezzettini. Quello con il cioccolato, però quando c'è la storia, non c'è. Aspetta che vedo anche voi un sacco che bello l'hai fatto vedere, chi c'ha pure Sky, chi vuole gli esterni, però anche con la salentità che la metti qua a le femmine, i posti automobili o i posti dove carichi, c'è stata le docce. Poi io ho la tanichetta del latte, c'ho il cammino, ma c'hai pure tipo un bagno chimico? C'è un pochino magrolino qua, Nicolas. Però ha le guance belle rosse, quindi sta bene. Se mangia un po' di più, almeno diventa un po' più paffutello. E io non so Gaeta se ce la fai a portarlo in braccio. No, guarda. Non te lo consiglio. No, però da ragazzina mi è capitato. Io ho raccontato a mia madre che andavo al mare. Era una domenica.
domenica, ancora me lo ricordo. Sono uscita col pareo, una forza mare. Della cocaina. Ti dà forza, ti dà proprio energia. Allora, siamo arrivati, abbiamo cominciato, Madonna, ma fate buona quanto meglio. Abbiamo cominciato, capo a sera, siamo arrivati a 12 euro, muovia, mi bruciava che te poco capiceva un fuoco. Si muove a Dio. Ritorno alla fine a casa, in qualche maniera, e mia madre non si è andata mai. Qui, qui. Sì, poi mi fa fatto la sua spiaggia, se più qui, qua, qua, dove sei andata. Qui, qua, qua. Ero... Tu sei chiara, io già sono... Ma adesso da frutta, amore mio. Non va bene? Paolo! Ma io tu? Dove è finito? È un paiottone? Buoni questi! Le Atene? No, sono quelli della Lidl, noi l'anno scorso. Mamma mia, non si può manco, non aspetta più, non aspetta. È il granulato del biscotto, veramente molto. È grande, non mangia più, però perché è finito. Ecco la mariba! Oh, arriva! La lista le offerte alla Lidl, sì, la roba per i bambini? No, non è veramente. Cioè, ho pure presa, ma non... Ci fai un favore, ci puoi dare le cose, la mangiare, che stavo morendo proprio qua. Che omogenizzato. Sei seduto? Come vuoi tu? Lo stai seduto? Di botte in botte. Sì, sì. Così almeno mangia pure lui bene. La Madonna! E porca miseria, con questa roba oggi, da mangiare. Vedi, sto facendo Nicola. Lo so, aspetta amore, aspetta, dai. Eccolo! Che buono! Sugli omogenizzati, Nicolas. Sui biscotti. Nicolas. Che è? Mamma mia, se tu segui tutte le offerte non ne va niente a tasca. Tu, no, io perché ne vedo tutte le offerte, mamma mia, la tentazione. No, ma perché noi lui alla Lidl ce l'ha quasi tutti i giorni. A Lidl e allora a Lidl ce ne sono quelle di Germania, di dolci e cose proprio. Allora lui ce l'ha quasi tutti i giorni a prendersi pane, le varie del lavoro. Matto. Ma sei matto, sei. E quindi io andavo lì perché... Ma fa freddo fuori? Fa freddo fuori? Prima c'è un vento fuori. Che stai, sto riprendendo il video? È il pallone di casa. Mannaggia la madonna, se andiamo più sana. Dio, sera sera verso mezzanotte, oh, che demo fa? Oh, la prossima, l'anno prossimo. Grazie. Oh, poi, aspetta che bollo tutto tanto. Sì. Scarico? E io le salsiccette che pensavo che le fega e ce l'ho a casa, io capirei. Oh, adesso buone. Ah, pensa la bocca no, Oh, adesso buone me le mangio pure io quelle. Ma le mangio voi le salsiccette, le cose. È brutta, carnaso, capodanno. Ma c'è freddo. Capodanno. Andiamo, dai, che sto solo. Baby. Facci sapere così almeno organizziamo, poi vediamo un po'. Mamma mia stanchezza. Io vado a riposare, vedo. Lo sto riprendendo al baby. No, ma è cresciuto, è diventato adulto. Che bello. Ah, sì, a Manila, sì, a Manila.
Sì. Nella ghianilenga mi hanno messo questo. No, no. Antifusto, arrivederci, ciao Nicolas. Auguri. Ciao, Gaeta. Arrivederci. Brutto, noi non recuperiamo. Abbiamo questo. Abbiamo solo Karen. Poi ammolla tutti. Che bello. No, mamma. No, questo chi è? Io non c'era mai durante il battesimo. Grazie, Lodi. E Gaetano, grazie a tutti. Latte. No. Scusa per il disturbo. Scusa, a me mi ha fatto tanto piacere. Ti ho mangiato bene. Grazie, che siete stati tanto. Bellissimo, Nicolas, è quello che mi interessava vedere. Non l'ho assaggiata. Ah, aiuto. Auguri, buon compleanno. Si poteva mangiare. Buon battesimo, vabbè. Fa la stessa cosa. Paura che... Tanta la pasta. No, mamma no. Stanco. Pucci pucci! Pucci pucci! Ma voglio dormire di nuovo! E ancora è presto, mo almeno fino alle 7. Com'è? Domani vai al lavoro? Sì. Può bere un bambino brando, non esce più. Mo stasera, dai, però è stato in compagnia tutto il pomeriggio. Ciao! Stamattina è uscito. Ah, sono riuscito a prendere. Sono dormita da mamma, allora sono tornata, Nicolas si è addormentato in macchina un'oretta, l'ho lasciato lì e il Brando qui sotto al parcheggio sono rimasta un'ora. Che bello, Nicolas. Lui dormiva, Brando si è fatto il tetto suo. Io sono rimasta lì in macchina. E sì, infatti, lei già il pensiero questo vuole lavorare, vabbè, Brando. La fatica. È un pochino grassottello, eh. Io la passavo più. Che è successo? E ha abbagliato Toby. Ah, poverino. No, andiamo a casa, no. Lasci cantare. Non so se tutti vogliono cantare, eh?